Mentre sul fronte meridionale si combatte aspramente, tutto il fronte tunisino è in continua attività di esplorazione e di combattimento. Eccoci in una zona del settore centrale, dove è segnalato un movimento di camionette nemiche. Una nostra pattuglia veloce sahariana, ricevuto l'ordine di perlustrare la zona, si accinge alla sua missione. È giunta nella zona segnalata. L'ufficiale segnala che un gruppo di camionette nemiche è di là dal ciglione e le nostre accostano fino ad entrare in contatto di fuoco con l'avversario. Duello nel deserto. Lungo tutta la linea questi scontri locali sono all'ordine del giorno e mettono a dura prova la combattività, la resistenza e lo spirito di sacrificio del nostro soldato. Il nemico, dopo un violento scambio di fuoco, si sottrae al combattimento. I nostri portano a termine la loro missione. La pattuglia, avanzando sul terreno dello scontro, recupera una camionetta abbandonata dal nemico. Il veicolo, cambiata una gomma, è ancora in perfetta efficienza. Ed è ricoperto dal tricolore perché i nostri aerei comprendano che si tratta di veicolo catturato al nemico. La missione di questi autentici scorridori del deserto è terminata e la pattuglia rientra alla base.